Nel 1564, all'indomani del Trattato di Cateau-Cambrésis, che restituì ai Savoia i loro possedimenti, il duca Emanuele Filiberto entrò in possesso di un piccolo edificio collocato all'interno di una zona chiamata già all'epoca Vallantinum, proprio perché non essendo una zona pianeggiante ma contraddistinta da avvallamenti, è solcata da una bealera, ancora oggi presente nel sottoterra. Questo edificio nel corso del 1600 venne trasformato per volontà della prima Madama Reale, la Duchessa Cristina di Francia, che su modello dei pavillon système alla francese richiese agli architetti Carlo e Amedeo di Castellamonte di realizzare un edificio di plaisance, quindi di piacere, sul fiume. La residenza era in realtà in collegamento con la villa collinare esattamente di fronte, la cosiddetta Vigna, corrispondente oggi a Villa Abegg. La palazzina però cadde presto in disuso, tanto che alla metà del 1800 venne ancora utilizzata come sede della scuola di veterinaria e come caserma. Sarà soltanto con l'istituzione della scuola di applicazione per ingegneri che dagli anni 60 venne poi trovata la sede proprio all'interno qui del Castello del Valentino. La sede ancora oggi della facoltà di architettura. Ricordiamo solo ancora che proprio alla metà del 1800, su indicazione del ministro Camillo Benso, conte di Cavour, il castello fu scelto come sede delle prime esposizioni, che ebbero quindi qui le prime edizioni di quella che poi sarà un appuntamento non fisso ma ricorrente proprio per la zona del Parco del Valentino. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Dopo aver ascoltato la storia del Castello del Valentino, ci ispiriamo a una forma di spettacolo alla quale sicuramente hanno assistito principi e principesse nel passato, il Teatro delle Ombre. Ecco che cosa ci serve. Partiamo da un pezzo di cartone. L'importante è che abbia una forma rettangolare, nella quale creiamo il nostro schermo, quindi dobbiamo tagliare al suo interno un altro rettangolo. Ora dobbiamo fissare il foglio di carta velina. Con abbondante colla andiamo a ricoprire i lati intorno all'apertura che abbiamo praticato nel cartone e poi andiamo ad attaccare il foglio. Questo è il risultato finale. Attaccando il foglio di carta velina dobbiamo tirarlo per bene in modo che non si creino delle pieghe e il nostro schermo sia bello liscio. A questo punto non ci resta che inventare forme e silhouette per andare ad animare il nostro schermo e creare le nostre scene. Pensando al Castello del Valentino mi vengono in mente dame, damigelle, cavalieri, draghi e tutto quello che vi viene in mente. Per creare le silhouette ci serve un cartoncino nero e una matita chiara, che sia bianca, rosa o gialla, in modo da vedere i contorni del nostro disegno per poterlo successivamente tagliare. Quando disegniamo le nostre silhouette, ricordiamoci sempre di tenerle o frontali o di profilo, perché nel momento in cui le metteremo dietro lo schermo perderemo la tridimensionalità. A questo punto le taglio. Ecco fatto! Dopo aver tagliato le nostre silhouette, dobbiamo usare lo scotch e fissare lo stecchino in modo da poterle muovere dietro il nostro schermo. Il risultato finale dovrebbe essere questo. Ed ecco fatto, adesso non mi resta che inventare mille avventure diverse per il mio drago e per la mia principessa. Buon divertimento!